Non parlo spesso di giocatori singoli. Mi sento di dover fare un'eccezione per il caso di Lorenzo Pellegrini. Questo perché? Perché da una parte dovrebbe essere, è, l'erede designato di Francesco Totti e Daniele De Rossi, quindi un giocatore romano, romanista, importante per questa squadra, che però sta avendo ultimamente qualche problema con la tifoseria. O meglio, che cosa nello specifico? Beh, diciamo che molti recriminano al giocatore prestazioni non troppo eccellenti, e questo è oggettivamente vero, e a loro volta c'è chi si divide in altri due frangenti, ovvero sia chi si lamenta del fatto che stia giocando male al di sotto delle sue possibilità, o chi lo etichetta semplicemente come pippa, come incompetente, come inadatto a giocare nella Roma, nella stessa rosa in cui tra l'altro gioca gente del calibro di Santon e Bruno Peres e Juan Jesus e Fazio. Questo già per dare un primo assaggio di che cosa ne penso io. Il caso è scoppiato subito dopo la partita con il Sassuolo, in cui il giocatore si è sfogato sul suo account Instagram, credo, post poi tra l'altro, come quasi sempre in queste situazioni, cancellato, in cui appunto diceva: voi che insultate siete soltanto dei falliti, noi continueremo a lottare per questa maglia. Ed è anche questo un ricorso storico, perché abbiamo visto tante volte venire criticati addirittura Daniele De Rossi e soprattutto ancora peggio Francesco Totti, quindi insomma ci possiamo aspettare che non venga criticato un Pellegrini qualunque? Assolutamente no. La reazione in questo caso forse è stata sbagliata, in questo caso forse è stata esagerata, ma c'è ovviamente alla base un conflitto, un attrito tra lui e la tifoseria. Essere Lorenzo Pellegrini che cosa significa? Noi veniamo dopo l'addio turbolento, ed è dire poco, sia di Totti che di De Rossi, che probabilmente avrebbero continuato almeno un altro anno a giocare con la Roma, un vuoto cosmico coperto da Florenzi. Abbiamo visto tutti la fine che ha fatto Alessandro Florenzi, bisfrattato dall'ex società, bisfrattato soprattutto dall'allenatore, e oggi Florenzi è un giocatore del Paris Saint-Germain con un riscatto di, mi pare, 4 milioni e sta giocando un'ottima stagione, un'ottima annata. Allo stato attuale il capitano della Roma è Edin Dzeko, ma già sappiamo che quella fascia passerà sul braccio di Lorenzo Pellegrini. Ma che cosa significa essere lui? Significa trovarsi in un punto storico assurdo, cioè dover rimpiazzare l'idea di un Francesco Totti o di un Daniele De Rossi, due dei più grandi giocatori della storia del calcio italiano, soprattutto il primo, forse il più grande, ed essere scagliato contro la tifoseria. Io che cosa ne penso? Penso che sì, Pellegrini non sia un campione assoluto, non sia un fuoriclasse, ma non vedo i motivi per cui debba esserlo. Noi non ci accorgiamo probabilmente che siamo stati estremamente fortunati a vedere due fuoriclasse del genere consacrare la loro vita a Roma e alla Roma, e non possiamo nella maniera più assoluta aspettarci tutto questo da qualsiasi altra persona. Anche un Nicolò Zaniolo, che abbiamo visto essere un giocatore straordinario, probabilmente non si avvicina neanche lontanamente a un Francesco Totti a livello di classe, di tecnica. Non possiamo pretendere troppo da questo giocatore, da Lorenzo Pellegrini. Sta giocando male, è vero, la classe c'è, l'abbiamo vista più volte. Deve trovare continuità? Sì. Ma qual è la sua colpa? Non essere il più grande giocatore italiano della storia? Non essere un centrocampista duttile, malleabile, che può fare il difensore, che può partire all'attacco, che fa gol come lo era De Rossi? Qual è esattamente la colpa di Lorenzo Pellegrini? È come al solito quella di essere nato a Roma e per cui avere 10 volte le responsabilità di un qualsiasi altro giocatore normale, per cui io sostengo Lorenzo Pellegrini come se poi ce ne fosse il bisogno. Lui è il capitano designato della Roma dopo Edin Dzeko, probabilmente sarà il capitano della Roma per tanti anni a seguire, per cui qual è il problema? Semplicemente sosteniamo la squadra, sosteniamo i giocatori, abbiamo sostenuto pippe allucinanti della caratura di Ole Bas, Simone Loria,
perché non possiamo sostenere un buon giocatore, un ottimo, anzi direi giocatore come Lorenzo Pellegrini. Questo è semplicemente il mio punto di vista. Come sempre, vi saluto e vi ringrazio. Forza Roma e abbasso Lazio.